un nuovo indirizzo di studi del settore tecnologico di chimica con articolazione in biotecnologie sanitarie è stato presentato questa mattina all'Istituto Tecnico Emilio Alessandrini di Montesilvano. Un tassello della formazione che mancava è che è stato individuato grazie al lavoro svolto dalle politiche attive della regione Abruzzo. Il primo step per combattere la disoccupazione è formare profili che possano essere facilmente spendibili sul mercato. È intervenuto l'assessore regionale Pietro Quaresimale, che ha rimarcato come molti imprenditori si trovino facilmente in difficoltà nel recruiting, nella ricerca del personale. Un indirizzo che va a coprire una lacuna formativa della costa dell'area pescarese, nonché anche della costa teramana, perché appunto diamo la possibilità di formare in questo settore altamente necessario in questo momento, soprattutto in questo momento storico, e pensiamo anche per il prossimo futuro. Le competenze del corso spaziano dall'utilizzo delle principali tecnologie sanitarie in campo biomedico fino ad arrivare alla conoscenza di alcune patologie. Il nuovo professionista potrà facilmente trovare collocazione nel settore alimentare, farmaceutico, ma anche nella pubblica amministrazione, per esempio come operatore di laboratorio scientifico di indagine nelle forze dell'ordine. L'alternativa potrebbe essere la cosmesi, altro settore che sta acquistando sempre più il suo spazio sui mercati. I studenti che usciranno da questo, che prenderanno appunto il diploma in questo settore, hanno alte possibilità di superare il test di medicina e farmacia.